Hai ragione, bravo. Hai ragione, bravo.
perché... Così è un modellino di acceleratore, mi dico. Eh? Un modellino di acceleratore, sì. Queste bobine creano un campo magnetico e ogni volta che la pallina passa attraverso la bobina viene accelerata un pochettino, diceva un calcetto, man mano accelera va sempre più veloce. Vediamo che almeno scoppiano. Speriamo di no. Se non c'è gusto, non cerca di fare. Capito? No, ci credo, quando ci credo. C'è due, si no, scontrano. Ma poi il concetto lo conosco, grazie. Sì, la curiosità tecnica è la seguente. Dunque, nel 68 io alla mostra di Parigi della Kipman ho visto che c'era in mostra un modellino di elettromotrice a motore lineare. Motore lineare, sono quelle che ci sono nelle macchine utensili, no? Anziché su una superficie rotonda, è una superficie lì. Era molto interessante, l'unico problema era che quando frenava si bloccava improvvisamente perché appunto quel sistema. Lei non sa più se sono stati sviluppati quei sistemi lì o qualche. L'ultimo elemento, ho sentito, ho detto che sono riusciti a fare della superconduttività a temperatura intorno ai 20-22 gradi. È una balla o può essere? È uno dei grandi obiettivi. Sì, l'obiettivo si sta lavorando molto. È vero o una balla? Perché alcuni laboratori americani, mi pare, dicono che riuscire ad arrivare io quello che so poi con terrorissimi chiaramente è una cosa che si sta sviluppando proprio adesso, quindi io sono indietro di qualche mese, sì, quindi sì. Può essere che io quello che sto credendo è che ci sono dei fili che sembrano essere superconduttivi a queste temperature che però devono essere immersi comunque in un campo magnetico qualcosa del genere. Capito. Magneti lo sappi ancora, capito? Ma cos'è che vede adesso? Vede niente? No, in realtà la vernice della camera è leggermente radioattiva, quindi emette particelle alfa. Ah, ho capito. Perché sennò non si vedrebbe quasi. Ah, appunto. E poi si vedono gli elettroni. Si vedono quasi come no? Bisogna guardare da un po'. Da di davanti si vede abbastanza. Ah, capito. E cosa che si vede? Queste sono alfa, le tracce sottili sono elettroni. Ah, capito. E ultimo elemento, questo qui invece cos'è questo? Questo e questo. Che sono questi? Questi sono quattro scintillatori, quindi per rilevare nuoni e raggi cosmici. E poi questo sarebbe l'esempio di un sistema di trigger per cui uno può selezionare quali scintillatori devono essere accesi. Capito. Adesso non sta leggendo niente perché c'è l'end tutti e quattro. Ah, capito. Quindi vuol dire che deve arrivare lo scintillatore contemporaneamente. Ah, capito. Se però ad esempio li mettiamo in OR per dire questo è errore. Ah, capito. E ultimo elemento, questo invece diceva cos'è questo? Questa è semplicemente una dimostrazione di come funziona la ricarica wifi. Per esempio del cellulare per appoggiare, ma adesso è spento. C'è la bobina, qua c'è la bobina con cui entra in risonanza e poi si vede la legge 1 sul R quadro, cioè man mano che mi allontano.